Buongiorno ragazzi, proseguiamo con quello che è il nostro progetto sempre in via telematica per gli ovvi motivi che in questi periodi ci accompagnano. Quello che vi sto per mostrare è il video che ho creato per sostenere a distanza il gruppo sia giovanile e poi vabbè anche indirettamente sulla prima squadra, ma fondamentalmente per la pallavolo giovanile del Custorino. Voi dovete immaginare la situazione attuale è che abbiamo circa 350 bambine più circa 100 ragazzine del mini volley di età mista che sono a casa e tra virgolette si annoiano e il vero rischio è che sfoci tutta questa attesa in un abbandono dell'attività. Quindi ci, come tutti quanti, impegniamo a stimolare e cercare di mantenere più attive possibile, fornendo delle soluzioni che possono essere applicabili al più ampio spettro possibile. Quello che vi mostro sono 5 minutini di lavoro, di proposte che ho creato io per fare dell'agility. Diciamo in poco spazio, low cost e senza attrezzatura. Prendetelo per quello che è. È ovvio che non si può neanche parlare di allenamento, si parla di attività motoria, ma in questo momento è l'unico strumento che abbiamo in mano per mantenere la motivazione. Ora, allenamento che cosa significa? Significa finalizzare qualcosa a livello scientifico per avere un adattamento. L'attività motoria ovviamente è muoversi. In questo frangente non abbiamo grandi opportunità, non possiamo essere pretenziosi, dobbiamo ovviamente scendere a compromessi. Ma il mio invito è proponiamo il movimento, sosteniamo il movimento, questo è quello che possiamo fare da tecnici e per quelli che sono i nostri assistiti, non so se qualcuno, anzi so che qualcuno di voi mi segue anche sui miei social, su Instagram, vedete che promuovo allenamenti, cerco di stimolare le persone a continuare a muoversi. Perché? Perché i miei ragazzi, i miei atleti hanno comunque la stessa tendenza di ognuno di noi, cioè quella di adagiarsi, di fermarsi, di impigrirsi con tutte quelle che sono le implicazioni del caso. In alcuni casi anche gravi, comunque anche depressioni. No, cerchiamo di prevenire, cerchiamo di sostenere quello che è il movimento, cerchiamo di spingere nella direzione giusta, cerchiamo di dare in funzione di quello che in questo momento ci è permesso di dare. Ok? E poi comunque può essere un buono spunto per ognuno di voi da applicare, come al solito, alle vostre realtà, magari a risorse limitate, magari a materiale limitato. Quindi cercare di stimolare voi da tecnici e i vostri ragazzi a loro volta, perché ovviamente in questo momento i vostri assistiti, i vostri piccoli atleti sono da soli, a trovarsi delle soluzioni, a trovarvi delle soluzioni con il materiale che avete a disposizione, diventa anche un esercizio per rimanere attenti, per rimanere focalizzati, per cercare di ottenere il meglio che si può con quello che si ha. Ok? E in questo momento è ovvio che siamo in una situazione di compromesso, quindi prendete le esercitazioni come situazione di compromesso. Ma come, diciamo, prima finalità abbiamo quella di mantenere la motivazione. Ok? Non è importante i parametri dell'allenamento stesso, quindi quelli che ci diciamo mille volte, volumi, intensità, recuperi. In questo momento il frangente principale su cui dobbiamo battere è stimolare le persone a muoversi. Ok? Questo è quello che ha guidato la mia testa per creare quello che state per vedere. Riflettete poi
a medio termine anche su quello che può essere il punto di vantaggio di questa situazione. Il punto di vantaggio, l'unico che abbiamo, è che seppur a distanza lavoriamo comunque one to one. Nel momento che lavoriamo one to one, non abbiamo più bisogno di grandi materiali. Il problema è che lavoriamo spesso uno a molti, uno a squadra, no? E ovviamente per far muovere tutta la squadra all'unisono abbiamo bisogno di molto più materiale. In questo frangente abbiamo quest'unico, scusatemi, punto a nostro favore, che lavorando con poco materiale possiamo comunque allenare, perché dobbiamo allenare un'unica persona. Ok? Ovviamente questa opportunità può essere anche quella di poter lavorare su esigenze specifiche della persona eventualmente. Quindi dedicarsi, se avete un numero, diciamo, non elevatissimo di persone, elevatissimo di piccoli atleti da sostenere, su degli aspetti che, collimanti a quelli che possono essere i parametri in particolare di spazio, perché il tempo ne abbiamo molto a disposizione, ma è soprattutto lo spazio quello che manca, potete programmare e, diciamo, adottare dei protocolli di lavoro che possono essere molto finalizzati. Per esempio, possiamo lavorare in maniera molto specifica, ad esempio, sulla mobilità, se abbiamo un ragazzino molto rigido, per esempio. Però, ripeto, prima del fine, focalizziamoci sull'idea di far muovere le persone, focalizziamoci sull'idea di mantenere viva la fiamma del movimento, ok? Questo è quello che in questo frangente, sicuramente da qui all'inizio del mese prossimo, dobbiamo spingere, dobbiamo puntualizzare e da tecnici dobbiamo sostenere. Vi lascio al video, rimango a disposizione per rispondere alle vostre domande e cerchiamo di rimanere in contatto, cerchiamo di anche noi di rimanere attivi su quello che è il nostro percorso formativo. E continuiamo in vie diverse a reinventarci, perché comunque un esercizio da tecnici, gestire quelle che sono le variabili anche fuori dal nostro controllo, è un esercizio che da tecnico è fondamentale. Chi farà l'allenatore, chi farà il preparatore, dovrà gestire variabili. E le variabili sono molteplici, dal calendario agli infortuni, alle malattie, agli spazi palestra, agli spazi campo non fruibili, al poco materiale. Esercitiamoci in questo frangente per mantenere viva la nostra attenzione e la nostra testa in funzione di quello che è l'obiettivo, cioè quello di crescere come tecnici e di sostenere al movimento i nostri assistiti e i nostri piccoli atleti. Ok, voi dovete sapere che io sono sempre stato abituato da mio papà, che faceva il muratore, l'artigiano edile, a creare cose da niente, perché lui faceva così, da nulla riusciva a fare qualcosa sempre di speciale. Ispirato da questa cosa, mi sto arrangiando per organizzarmi ad allenarmi in casa, come ognuno di voi. E quindi, con strumenti di fortuna, oggi ho organizzato un po' di esercizi e ve li mostro, ok? Vi serve una scatola da scarpe o dei libri, due libri, meglio. Più o meno grossi. Guardate in giro, scotch di carta e un bastone, ok? Da qui cerchiamo di mettere insieme un po' di esercizi per mantenere la mobilità, la velocità, la rapidità di piedi e insomma, ottimizzare al meglio questo tempo che per ovvie ragioni, per ovvi motivi è un po' complicato sotto il profilo dell'allenamento, quindi ci si organizza. Con pazienza si trovano soluzioni e ci si dà da fare lo stesso. Vi mostro qualcosa.
Dopo una fase di coordinazione lavorando con la bacchetta, procediamo con le scatole da scarpe a lavorare su una parte di coordinazione di velocità di piedi. Cerchiamo di essere veloci tra i due ostacoli e poi altrettanto rapidi nel cambiare direzione e ritornare oltre alla posizione di partenza, sia con il balzo sia quando facciamo l'arresto per avanti. Ora con lo scotch di carta procediamo a tracciare due quadrati a terra per fare due lavori separati. Questo è il nostro quadrato e adesso ci mettiamo a lavorare. Abbiamo praticamente infinite possibilità di combinazioni di lavoro coi piedi, anche soltanto lavorando con un quadrato. Quindi possiamo lavorare per avanti, sugli spostamenti laterali, fino ad arrivare poi a delle soluzioni più complesse con dei cambi di fronte e anche spostamenti su più quadrati, partendo anche in condizioni diverse da quella dei piedi, per esempio nella posizione di affondo. Non è molto importante quale andatura si scelga all'interno della scaletta, importante è lavorare sempre bene coi piedi, cercando di essere più veloci possibili e coordinati sia con la parte alta del corpo sia con la parte bassa, quindi muovendo anche bene le braccia e cercando di rimanere composti col busto. Vista tutta questa carrellata di esercizi, parliamo di serie ripetizioni. Quante volte lo facciamo? Ogni esercizio puoi farlo dalle 4 alle 6 volte per 6-10 secondi di lavoro e ti prendi un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Come faccio a decidere se faccio 4 serie o 6 serie? In funzione di come lo sto facendo, quindi massima qualità, quindi sia in confronti della gestione dei piedi, sia del tronco, sia delle braccia, cerco di muovermi al meglio che posso e nel modo più rapido che posso. Non devi fare tutti gli esercizi, puoi sceglierne qualcuno, diciamo dalle 5-6 stazioni, e ovviamente li scegli in funzione del materiale che hai a disposizione, dello spazio che hai a disposizione. E poi ovviamente puoi anche distribuirli nel corso della tua settimana, ok? Per dividerlo in più giorni. Coraggio ragazzi, darsi da fare, non molliamo, continuiamo a lavorare, torneremo più forti di prima.